Siamo passati dalla sceneggiata napoletana alla tragedia greca, perché solo di teatro possiamo parlare alla seduta del Consiglio Comunale di ieri, 22 dicembre, a Furcisicolo. Si doveva approvare il bilancio di previsione e che cosa succede in sede di approvazione? La maggioranza consiliare, non avendo i numeri, si guarda bene in faccia l'uno consigliere con l'altro e pensano ovviamente furbescamente di fuggire via e sono scappati. Quindi avevano convocato il Consiglio Comunale con estrema urgenza e in seduta straordinaria per consentire al civico consesso di discuterlo prima che scadesse l'anno ed impedire così all'ufficio di avere problemi nell'ambito dei pagamenti di fine mandato, e invece cosa fanno? Convocano con urgenza e poi, siccome ritengono che non ci siano le condizioni per poterlo approvare, scappano via lasciando in aula tutti gli altri consiglieri comunali. Cosa succede però? Il Consiglio viene riconvocato la stessa sera, e questa è la cosa paradossale, per il 27 dicembre alle ore 10. Quindi questa situazione è una situazione veramente paradossale che caratterizza proprio l'andamento di questa amministrazione e quindi ne sta così delineando quella che è la sua conclusione. Cioè un'amministrazione assolutamente fumosa, un'amministrazione che è incapace di portare avanti tutte le problematiche amministrative e di risolverla, un'amministrazione incapace di fornire servizi, un'amministrazione incapace di gestire anche le cose essenziali, quali il documento di previsione del bilancio di previsione in riferimento alla comunità. Peraltro si tratta di un documento di previsione per il 2017 che si trova a essere discusso in aula soltanto alla fine dell'anno, che è una cosa assolutamente incomprensibile o quantomeno è una cosa che minimizza quello che è la funzione del consigliere comunale, di cui tutti noi ci sentiamo assolutamente privati nella sua funzione fondamentale, perché ci ritroviamo a gestire un documento contabile che piuttosto che previsione di entrate e di uscite è un rendiconto ormai a fine anno. E quindi svilisce quello che è totalmente il nostro ruolo, e quindi io non capisco come ancora i consiglieri comunali, anche quelli di maggioranza, possano continuare a tollerare questa situazione. Sarebbe stato invece opportuno che si dimostrasse qual era la volontà popolare votando nel civico consesso secondo quella che era la propria coscienza, e se il bilancio fosse stato bocciato il Consiglio se ne sarebbe andato a casa, così come forse anche l'amministrazione, terminando finalmente questa agonia di una situazione che è partita dal 2013 secondo un progetto politico-amministrativo dell'amministrazione Foti, che si è rivelato ad oggi assolutamente fallimentare e che quindi è arrivata al suo capolinea e deve finire qua. Se non siete in grado di gestire la cosa pubblica, dimettetevi, finiamola qua.